la serenità, la convinzione di quello che stava facendo e l'incoraggiamento che sapeva dare sono stati per me e per tutti i miei colleghi di governo una risorsa fondamentale. Un esempio per tutti coloro che lavorano nelle istituzioni e vorrei dire anche è stato uno straordinario europeista. Presidente, possiamo chiederle un ricordo? È stato un grande presidente, un simbolo e un esempio per tutti coloro che lavorano nelle istituzioni e vorrei dire anche è stato uno straordinario europeista. Giorgio Napolitano ha sempre avuto l'idea che lo sviluppo, l'avvenire dell'Italia, la sua forza sarebbero stati necessariamente dentro un orizzonte di un'Europa più unita e più forte. Presidente, si ricorda anche relativo a quei giorni del 2011 quando siamo ritrovati insieme a affrontare i momenti più difficili della storia recente del paese. Fu un momento terribile, io mi sentii di colpo gravato di una grandissima responsabilità nell'affrontare con il presidente Napolitano una crisi che secondo il giudizio di molti poteva essere letale per lo Stato italiano, ma devo dire che la serenità, la convinzione di quello che stava facendo e l'incoraggiamento che sapeva dare sono stati per me e per tutti i miei colleghi di governo una risorsa fondamentale. Ci sono stati momenti di forte polemica, la vicenda del 2011, c'era cultura, c'era esperienza, c'era solidità e questo è il lascito di Napolitano, poi le idee, i dibattiti ci sono stati, ma sempre con grande rispetto. Voglio ricordare l'umiltà di questo uomo che è stato ai vertici dello Stato per tanto tempo, primo ad essere rieletto Presidente della Repubblica e che è tornato in questo palazzo, al Senato, assieme a noi in Commissione Esteri, il più puntuale di tutti, il più puntiglioso di tutti, a seguire tutti i dossier della politica internazionale. Questo significa amore per il Parlamento, amore per le istituzioni, amore per l'Italia.